Il piano per fronteggiare l'epatite in Italia si articola in due capitoli principali: studio della diffusione regione per regione delle due infezioni da virus B e C e definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici aggiornati e omogenei in tutto il Paese. La consulta degli specialisti dell'ACE, che ha lavorato per un anno alla definizione delle linee strategiche, ha consegnato il piano alla Commissione Sanità per reperire fondi e varare i provvedimenti attuativi. L'obiettivo è arginare con il vaccino e con terapia finalmente efficaci una malattia che provoca il più elevato numero di cirrosi e tumori del fegato in Europa. Su che cosa deve puntare l'Italia in particolare in questo momento? Allora, in questo momento serve una buona informazione, una buona prevenzione e un accesso alle cure garantito per tutti i pazienti. Ma ora le terapie efficaci per fronteggiare la malattia ci sono? Noi abbiamo delle armi molto efficaci, i farmaci di prima generazione sono usciti nel 2013, arriveranno nel 2014-15 nuovi farmaci, tutti orali, durata tra le 8 e le 12 settimane, efficacia superiore al 90%, quindi veramente una malattia che andrà a esaurirsi. Il vero problema è che bisogna trovare le risorse e poi soprattutto in Italia sta succedendo una cosa incredibile, esiste un diverso accesso alle cure nelle diverse regioni italiane. Noi riteniamo che con un piano epatiti formulato dal Ministero con tutti i tecnici implicati nel settore potremmo in qualche modo ridurre le disparità. Non è giusto che una persona che può accedere al farmaco in una regione, in quella di fianco non può avere accesso. Bisogna che l'accesso alle cure sia uguale in tutto il nostro paese.